Signori, giornatina leggera leggera di calcio, Leggera leggera perché partire così dopo un weekend di pausa nazionale, anzi sì, dopo una pausa, dopo 3 giornate di Serie A in cui avevamo il Milan e l'Inter nelle prime posizioni lì in alto, con la Juve che inseguiva dalle retrovie, ma che si ritrovava ad affrontare la Lazio che era partita male, ma che prima aveva battuto i campioni d'Italia in carica con una super prestazione. E che quindi poteva avvicinarsi pericolosamente alla Juventus, ma con la Juventus che se vinceva poteva allungare, candidarsi come prima della classe in attesa di un derby, che vedeva appunto due squadre che erano partite in maniera simile e che dovevano essere le due squadre favorite per la corsa scudetto, ovviamente insieme al Napoli che rimane campione d'Italia in carica, anche se la sensazione è che ci sia qualcosina di meno, ma deve rimanere nell'equazione, deve rimanere lì. E io mai mi sarei aspettato invece di ritrovare un risultato così rotondo, anzi io mi ero immaginato un pareggio. Io sono dell'idea che l'Inter sia più forte del Milan, l'ho detto anche nella prediction che avevo fatto inizio anno, però dicevo, nonostante sia convinto che l'Inter sia la squadra favorita, la squadra da battere, la squadra più profonda, la squadra più pronta, alla fine per il campionato la spunterà il Milan. E quindi una considerazione così e un risultato così rotondo, è ovvio che uno deve mettersi lì e fare dei ragionamenti. Io provo a sviscerarli insieme a voi. Intanto abbiamo una classifica in questo momento embrionale con l'Inter 12 punti su 12 disponibili. Non si scappa, ha preso un gol, l'ha preso oggi, l'ha preso da Leao e ne ha fatti 13. Ha più gol fatti che punti l'Inter in 4 partite ed è a punteggio pieno. Wow, veramente wow. Al secondo posto appunto la Juventus. Quei 2 punti di Bologna, ancora io lì li vado a maledire, però ne abbiamo, anzi, di Juve Bologna abbiamo lasciati in casa nostra, e poi appunto il Milan in attesa delle partite di stasera del Napoli e comunque di domani. È un campionato che parte forte, eh? Campionato che parte con delle gerarchie che sono in rivoluzione, delle gerarchie che sono anche differenti magari rispetto a quelle che sono le varie idee degli allenatori. Io vedo già il giochino a nascondersi, no? Allegri che dice: ma no, noi siamo per il quarto posto. Inzaghi che dice: adesso magicamente l'Inter è la favorita. Quindi solite mosse comunicative degli allenatori. Però l'Inter, ragazzi, è una profondità di rosa clamorosa. Clamorosa. Cioè, mettere dentro Arnautovic, Carlos Augusto, Frattesi, cioè, sono cambi importanti, eh? Intendiamoci, sono cambi importanti. Poi io vado a vedere i marcatori di questa partita e se, non lo so, ragioniamo su un binario fantacalcistico. Quando vai a far l'asta pensi, in attacco nell'Inter prendo Lautaro, centrocampo dell'Inter prendo Barella. Alla fine come finisce? Che il gol dell'anno forse ce l'abbiamo già, lo segna Thuram che fa un capolavoro allucinante e del partner la spalla, no? Che a centrocampo la doppietta te la fa Mkhitaryan, più ti serve pure l'assist a Frattesi che apre e chiude la parentesi. Vedere Frattesi tagliare dentro l'area rigore è bellissimo per chi ama quei movimenti nel calcio, mi ricorda veramente Claudio Marchisio, sembra fatto con lo stampino. La facilità con cui Frattesi segue l'azione, entra nell'azione è disarmante, e quindi Mkhitaryan 2 gol e un assist. E poi sul rigore ci pensa Calhanoglu, l'ex tanto odiato, sappia la storia. E poi quando c'è da battere un calcio di rigore contro il Milan a San Siro non ci pensa mai 2 volte e la butta dentro. Quindi io direi che l'Inter fa un po' più fatica delle altre a nascondersi e a far passare il messaggio che non sia la favorita. A maggior ragione se dopo 4 giornate hai lo scontro diretto con l'altra squadra che bene o male sulla carta per tutti dovrebbe essere l'altra contendente insieme al Napoli e le rifili 5 pappine. Vi dico, secondo me questa non è una partita da 5-1, eh? Io lo dico proprio tranquillamente perché abbiamo visto, sì, 6 gol, quindi un derby infuocato, un derby caldo, un derby bello, un derby che ci dà delle risposte e ci porta ovviamente a innalzare l'Inter a squadra super favorita, però ribadisco, siamo alla quarta giornata, quindi questi giudizi non sono definitivi e il campionato è una corsa a tappe e quindi l'Inter ha portato a casa 3 punti, ma
che possono valere tanto, sicuramente dal punto di vista psicologico e non solo, ma aspettiamo a tirare le somme, però l'Inter non può nascondersi. Però la partita, secondo me, è stata una partita abbastanza aperta, diciamo così, perché l'Inter va in vantaggio subito, con appunto Thuram, Ciao, Thuram, Theo Hernandez, tanti duelli dentro il campo, tante cose che non funzionano dal punto di vista degli incastri, proprio sembravano degli autoscontri, diciamo così, tutto regolare, vanno al VAR ma lasciano la lettura del campo, va bene così, e l'Inter che si porta subito avanti con Mkhitaryan, che a quanto pare col Milan c'ha un po' un pallino nel derby, è un giocatore che adora andare a farmare al Milan nel derby. E poi cosa succede? Succede che l'Inter raddoppia appunto con quel gol di Thuram, si va a fine primo tempo con la sensazione che comunque la partita potesse non essere chiusa, perché a un certo punto il Milan inizia a tirarsi su, inizia ad andare, inizia a farsi vedere più in là, e nel secondo tempo trovano pure il gol. Trovano il gol con Leao, che fa un gol molto bello, la sua solita progressione dalla sinistra, arriva lì, la tiene bassa, bravo a farla passare sotto Sommer, e lì pensi, d'accordo, adesso c'è una partita diversa, adesso può veramente succedere qualcosa. E quello qualcosa succede, ma al contrario, perché poi Pioli prova anche i cambi, e c'è il calcio di rigore, c'è Çalhanoğlu, c'è ancora una volta che crea Mkhitaryan, c'è ancora una volta che crea Frattesi, quindi stasera secondo me abbiamo avuto un'indicazione precisa, e cioè che quest'Inter non è solo Lautaro. Se guardiamo la Juve, che è la seconda in classifica, andiamo a prendere i 9 gol segnati dalla Juventus. Nei 9 gol segnati dalla Juventus, 4 sono di Vlahovic e 3 sono di Chiesa. Significa che c'è una forte dipendenza dall'attacco, che può essere una cosa buona, assolutamente, ma dall'altra parte significa che quando magari questi giocatori non sono in giornata, diventa complicato per la Juve segnare degli altri gol. Invece l'Inter ci sta facendo vedere che non è Lautaro dipendente, che ci sono delle spalle, delle comparse, ma ci sono tanti protagonisti anche, e soprattutto che il centrocampo è il reparto che fa girare di più la squadra. Io ho visto comunque un Milan che dentro la partita ci voleva rimanere, che provava ad alzarsi, un Inter che in determinati momenti era costretta a rimanere indietro, per quello che vi dico che secondo me il risultato è tanto pesante quanto penalizzante per il Milan, ma che alla fine non è stata una partita da 5-1. La cosa che invece sorprende, che fa paura, perché secondo me questa è una cosa che fa paura, la forza mentale dell'Inter. L'Inter è una forza mentale allucinante. Cioè l'Inter è passata dal andare sotto, anzi sotto, farsi accorciare, andare 2-1, col Milan che iniziava a farsi vedere un po' di più dalle parti della porta difesa da Sommer, e con anche magari l'allenatore preoccupato, la pioggia che inizia a cadere con forza su San Siro, a vincere la partita 5-1. Quindi forse tanta forza mentale dell'Inter quanto debolezza mentale del Milan in questo momento, perché la cosa secondo me che ha fatto la differenza oggi, a un certo punto quando le gambe iniziavano a tremare, quando i giocatori iniziavano a sentire il pallone pesante, l'ha fatta la testa. E l'Inter di Simone Inzaghi, signori, sembra veramente un carro armato, uno schiacciasassi, un rullo compressore. Penso di aver reso abbastanza l'idea, ma stiamo parlando di una squadra che fa paura, stiamo parlando di una squadra che fa paura, che ha delle caratteristiche importanti, che ha una profondità di rosa importante e soprattutto ha dei giocatori chiave, sì, ma non significa essere fortemente dipendenti da questi. Quindi oggi, 16 settembre alle ore 20 di sera, l'Inter si candida assolutamente come favorita numero uno per lo scudetto. Siamo a 4 di 38, quindi ancora tutto molto presto, però vi devo dire la verità, guardando la classifica, vedendo Inter 12, Juve 10, Milan 9, inizio a respirare un campionato che torna un grande classico, no? Con quelle tre lì che sono ai piani alti, ovviamente in attesa delle altre, con le romane che sono partite molto male, perché la Roma e la Lazio sono partite molto male, e col Napoli che scenderà in campo questa sera con qualche altra sorpresa, che può essere, che ne so, la Fiorentina, l'Atalanta stessa che ronzano sempre l'intorno, e vediamo il Bologna, perché io nella testa ho il Bologna che possa fare una buonissima stagione. Però signori, chiudere baracca e burattini stasera con il secondo video della serata con un 5-1 così pesante dell'Inter
è tosta, soprattutto perché anche quelli che entrano dalla panchina, cioè, vedi Frattesi che viene su con una fame vergognosa. Frattesi ha coronato una settimana importante, eh? 3 gol a San Siro in una settimana, 2 nazionali, il primo con l'Inter. Sta facendo capire di essere un giocatore molto forte, determinante, giocatore che vuol venire fuori con della fame. È stato il giocatore che si sono andate a contendere un po' tutte le squadre italiane big quest'estate, perché lo voleva l'Inter, lo voleva la Juve, lo voleva il Milan, lo voleva la Roma. Alla fine l'ha preso l'Inter e non parte titolare, è perché comunque l'Inter anche nei titolari c'ha una qualità allucinante, e perché alla fine su 5 gol 2 e un assist nascono dai piedi di quello che forse è l'indiziato numero 1 nella testa di tutti gli addetti ai lavori, anche magari perché forse è quello che fa parlare meno di sé, quello un po' più invisibile, anche se vogliamo, più, anzi meno mediatico rispetto a Çalhanoğlu e Barella, e tutti ci si poteva aspettare, ma dai, magari a un certo punto esce Mkhitaryan. Eppure Mkhitaryan mi pare di capire che sia un giocatore che la differenza la fa ancora, senza se e senza ma. Ciao signori, buona serata, a domani.